Sono presenti nella mia pittura e danno la possibilità di interpretare l'opera a chi le guarda, e di interpretarla nella sua complessità. Sono Ileana Ruggeri e sono nata a Mantova, una città che ha molta attinenza, una certa attinenza con Venezia perché è circondata da tre laghi. Venezia è la città dove abito e dove lavoro. Ho disegnato fin da bambina, fin da quando mio padre mi accompagnava allo studio del pittore Pio Semeghini a Verona, dal quale vedeva l'arena e gli piacevano molto i miei disegni. Poi ho fatto il liceo artistico a Verona e andavamo al Museo di Castelvecchio a copiare le sculture e io ero innamorata del restauro di Castelvecchio fatto da Carlo Scarpa e desideravo molto andare a Venezia a studiare con lui e in effetti nel 68 sono venuta a Venezia e mi sono iscritta contemporaneamente ad architettura e all'accademia. Ad architettura mi sono laureata con Carlo Scarpa con una tesi di una scuola di architettura dietro la Giudecca nella Laguna. Fatta con delle tensostrutture e Scarpa diceva che io disegnavo l'acqua come i miei capelli, come diceva Paul Valéry di Leonardo. Contemporaneamente frequentavo anche i corsi dell'Università Internazionale dell'Arte, dove ho conosciuto il grande scultore americano Mardi Subero, il quale mi ha fatto fare una mostra a Parigi di quadri e di acquarelli a New York. Sempre a Luja ho conosciuto anche il professor Mazzariol, che era il direttore dell'università, e ho avuto un rapporto molto bello anche con lui, il quale veniva nel mio studio e mi diceva che i miei acquarelli erano dei tipo M. Lui mi ha fatto fare una mostra seminario a Ca' Foscari. È la mia prima personale al traghetto di Venezia.
Nella mia pittura compaiono immagini che si rifanno all'universo veneziano e sono l'acqua, i riflessi dell'acqua, l'acqua dei canali e della laguna, le architetture, le tracce, dicevo prima, per me sono un connotato della mia pittura che danno la possibilità a chi guarda di arrivare alla compiutezza dell'opera. Io adoro i riflessi dell'acqua, il loro riflettersi e il loro rispecchiarsi e in un gioco magico degli specchi. E questi riflessi compaiono e scompaiono a seconda del moto dell'acqua. Però non ci sono soltanto queste luci frammentarie a Venezia che io colgo nella mia pittura, c'è anche una luce che si espande nella laguna e la laguna per me è un interspazio formato da isole e barene che sono piccoli raffioramenti di terra fra la città e il mare. E nell'estrema laguna dove c'è il confine fra la laguna e il mare ci sono questi campi marini rigati dal vento e che portano la mente all'infinito. Questo è il mio studio. È in un palazzo del 1300 che i gondolieri, quando passano nel canale sottostante, chiamano la casa di Marco Polo. In realtà tutta la zona qui intorno era di proprietà dei Polo, che erano ricchi mercanti. Di sicuro questa casa nel Rinascimento era del conte Amadi, tanto tant'è vero che ancora oggi si chiama Ca' Amadi. A me piace questo studio perché è esposto da est ad ovest e tutto il giorno alla luce e io entro in studio in qualsiasi ora del giorno. Mi piace dipingere di giorno e non con la luce artificiale. E per cui per me è molto importante avere lo studio in casa perché posso venire in qualsiasi momento. Mi piace anche molto il pavimento che è in battuto veneziano, che è una tecnica antica con la calce, che mi ispira a dipingere in modo tale che i miei quadri possano sembrare degli affreschi.
nella loro matericità opaca. Dipingo ad olio ed acquerello. La tecnica dell'olio può essere fatta attraverso polveri colorate, le terre, oppure direttamente con i colori che mescolo sulla tavolozza. Non uso mai colori puri. Torno spesso su un quadro, non arrivo alla compiutezza subito, è un lavoro nel tempo meditato, mentre l'acquarello, per la sua essenzialità, dà la possibilità di non ritornare sopra la pittura, è immediato. L'acquarello può essere di per sé un riflesso. La mia pittura è cambiata nel tempo. Quando avevo 12-13 anni, ho tirato fuori un paio di quadretti di allora. Ero più figurativa, sono diventata più astratta nel tempo. Mentre nell'acquarello sono sempre stata molto astratta e direi forse un processo inverso. Sono diventata forse un po' più figurativa nell'acquarello rispetto al processo della pittura. Mi piace Gerhard Richter, anche se non condivido il suo modo di lavorare con queste assi che meccanicamente formano le macchie di pittura, perché sono più portata ad usare le mani. Le mani per me sono molto importanti nella pittura. Ah, io faccio una fatica incredibile a separarmi dalle mie opere. Non volevo vendere i miei quadri, infatti ne ho tanti anche in mansarda, perché li ritenevo miei e indispensabili per continuare il mio lavoro.